Rassegna stampa di oggi 3 agosto 2018, cari amici, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Versili, allarme per un incendio in ditta di materiali plastici. L'USL dice che in tutti i paesi della zona bisogna stare al chiuso. La USL Toscana, Nord-Ovest, ha indicato ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza e Satzema di indicare a residenti e turisti di non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria. Tra le fiamme hanno bruciato carta catramata, c'è la guaina, vernici e acido per pavimenti e solventi. Giovanni Gallavotti, un italiano, vince il premio Poincaré e il Nobel per la fisica matematica. Lui dice nelle motivazioni il mio percorso culturale. Si tratta della prima volta per un italiano. Lo scienziato napoletano, classe 1941, è stato premiato per le sue ricerche sulla meccanica statistica, sulla teoria quantistica dei campi, la meccanica classica e i sistemi caotici. Conti pubblici, vertice di governo sulla legge di bilancio che parte da 22 miliardi, lo spread si allarga fino a 270 punti. Di Maio e Salvini intendono avviare reddito di cittadinanza e flat tax tra sterilizzazione degli aumenti IVA, maggiori interessi sul debito e spese indifferibili e impatti sul deficit della minor crescita, le coperture da trovare superano già quota 20 miliardi. Cruciale la trattativa con l'Unione Europea che potrebbe concedere uno 0,6% di margine rispetto all'obiettivo tendenziale di un deficit PIL allo 0,8%. Intanto il governo valuta la posizione del presidente Consob. Foodora vende attività in Italia, Francia, Olanda e Australia. Si concentrerà maggiormente sul mercato tedesco, dove aumenterà gli investimenti per battere il rivale olandese Takeaway.com. L'annuncio non ha conseguenze sul servizio e sulle modalità con cui operiamo, hanno detto. La nostra piattaforma, il servizio dei ristoranti e i rider sono operativi come sempre. Lo fa sapere questo l'azienda, comunque. Migranti, il premio spagnolo Sanchez dice centrale operativa per gestire gli arrivi. L'unità coordinerà la risposta di Madrid alla migliaia di persone che ogni mese si riversano sul suo territorio. Gli ultimi dati aggiornati al 3 agosto dall'UNHCR parlano di più di 27.000 nel 2018, a fronte delle circa 18.000 giunte in Italia nello stesso periodo. Annunciate anche trattative con il Marocco per fermare i trafficanti. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Saiuz Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.